Allora, salve a tutti, io mi chiamo Gianfranco Fedele, lavoro per la Inse Messendiani, sponsor di questo evento, siamo lieti di essere sponsor di questo evento. Io conosco il NAMP da diversi anni e oggi vengo a dare il mio contributo parlando non di software open source, ma di qualcosa di un po' più laterale, che riguarda però le libertà digitali. È una invenzione, si chiama il Bitcoin, che sta prendendo piede un po' in tutto il mondo e grazie a internet si sta diffondendo. Il Bitcoin cambierà un po' le nostre vite probabilmente se le cose vanno in un certo modo e quindi è opportuno essere preparati, diciamo, sulla materia. Il Bitcoin che vi presento oggi è una valuta e la definizione che vi sto dando è una definizione, diciamo, un po' approssimativa, perché fondamentalmente la scienza economica si strugge nel tentativo di dare una definizione al Bitcoin, ma fino ad ora non c'è riuscita. Il Bitcoin è una valuta, quindi prendiamo per buono questo concetto, è una valuta al pari del dollaro, dell'euro, che permette di effettuare transazioni economiche sia su internet che nella vita reale. È quotata sui mercati internazionali, si può scambiare col dollaro e con l'euro, però a differenza del dollaro e dell'euro ha, diciamo, delle peculiarità. La peculiarità più grande è che è assolutamente indipendente da qualsiasi istituto economico esistente al mondo, mentre tutte quante le valute hanno alle spalle una banca nazionale come la banca d'Europa che gestisce l'euro o la Federal Reserve americana che gestisce e interviene sul dollaro. Il Bitcoin non è gestito da nessuno, o per essere un po' più chiari, in realtà è gestito da una rete peer-to-peer indipendente alla quale possono partecipare tutti i computer del mondo, anche il nostro. Quello che si legge in giro relativamente a Bitcoin sono notizie un po' frastagliate, non c'è ancora, diciamo, un'attenzione molto alta su questo fenomeno, anche perché in Italia è abbastanza limitato, anche se la sua diffusione è sempre più alta. Una notizia interessante che riporto qui, pubblicata sulla stampa, è che attualmente le informazioni di queste slide sono di 7 giorni fa, quindi le cose cambiano molto rapidamente con le Bitcoin. Ci sono 13 milioni di Bitcoin e la capitalizzazione è 7,8 miliardi di dollari. Questa informazione è del 25 settembre, però dà un po' l'idea di quanto il Bitcoin sia potente nel mondo. Esistono nel mondo Bitcoin pari a svariati miliardi di dollari che stanno circolando. Opportunità ovviamente economica per l'impresa. Su Bitcoin Talk, che è un noto forum per chi tratta il Bitcoin, si leggono storie come quelle che ho riportato qui. Sono il proprietario di una tabaccheria, sto qui a Roma, viene una ragusa e accetto Bitcoin. Qualcun altro scrive: io sto da quest'altra parte, accetto Bitcoin nel mio negozio. Insomma, la cosa si sta diffondendo e le persone stanno cominciando in un certo senso a interessarsi alla cosa. Per dare una definizione a Bitcoin non basterebbe tutta la giornata di oggi, però c'è un modo semplice: si va su Wikipedia e si scrive Bitcoin, e quello che c'è scritto è più o meno questo. Il Bitcoin è una valuta digitale, una moneta digitale, una valuta virtuale, tutte definizioni che se si cerca un po' meglio su internet si scopre che sono state tutte quante inventate per dare una definizione a Bitcoin. Se cerco su internet cryptocurrency, alla fine troverò scritto che le cryptocurrency sono il Bitcoin e i Bitcoin sono le cryptocurrency. Insomma, una definizione non esiste ancora e si continua a darla. Diciamo che due concetti possono emergere da questo disegnino, che cryptocurrency è riferito al fatto che i Bitcoin esistono grazie alla crittografia, e digital currency perché i Bitcoin sono soltanto digitali e non esistono le monete di Bitcoin, non esistono le banconote di Bitcoin, non esiste niente di tangibile, si possono trattare soltanto attraverso transazioni elettroniche. Quindi il Bitcoin è una valuta completamente virtuale immateriale, non esiste un ente centrale garante per il Bitcoin, quindi anche le transazioni, non c'è un ente che garantisce che le transazioni vanno in porto, ma le transazioni vanno in porto perché c'è qualcun altro che garantisce per conto del Bitcoin. E il sistema di transazioni opera attraverso una rete peer-to-peer. Si può far parte di questa rete peer-to-peer o in generale basta voler trattare Bitcoin, voler accumulare Bitcoin, voler spendere Bitcoin, che già si entra in questa rete peer-to-peer e si ha a che fare con tutti quanti quelli che nel mondo utilizzano i Bitcoin.
il Bitcoin si basa, vive grazie ad un algoritmo che centralizza tutte quante le operazioni che vengono effettuate, e le coordina, le gestisce. Questo algoritmo è un algoritmo che garantisce alcune caratteristiche fondamentali di questa valuta. In particolare c'è l'anonimato, nel senso che entrare nella rete Bitcoin e trattare con Bitcoin, spendere Bitcoin, accumulare Bitcoin, si può fare in totale anonimato. Non è richiesto di registrare proprietà da nessuna parte, neanche di dare un'email o qualcosa del genere. Il sistema è sicuro. Le transazioni vengono certificate dalla rete peer-to-peer in maniera tale che si sa sempre quando una transazione è andata a buon fine oppure no. Sono autentiche, nel senso che il sistema verifica che chi spende Bitcoin non se li può inventare, deve spendere soltanto quelli che possiede, e lateralmente c'è anche il concetto di un'autenticabilità. Quando io faccio un versamento di Bitcoin sul conto di un amico, questo mio amico non può verificare la mia transazione, ma i soldi che io gli ho trasferito si rivede sul suo conto per forza. Ok, dal punto di vista operativo, che cosa si può fare con il Bitcoin? Prima di tutto, per entrare nel mondo di Bitcoin e utilizzare Bitcoin, bisogna scegliere un portafoglio, ovvero un wallet, un software che ci permetta di trattare con il Bitcoin. Poi il secondo step è quello di acquistare il Bitcoin. Dopodiché si è entrati nel mondo del Bitcoin e si può comprare, acquistare con il Bitcoin. Se si ha un'attività commerciale si può anche accettare il Bitcoin come forma di pagamento. E oggi come oggi non è male, è un'idea. Esaminiamo tutti quanti questi punti e vediamo come si può fare per gestire il Bitcoin. Per prima cosa, il portafoglio o wallet è un software, può essere un software standalone fondamentalmente, che permette di gestire uno o più portafogli Bitcoin. Il portafoglio Bitcoin che cos'è? È un elemento intangibile, uno strumento software che permette di accumulare i Bitcoin e di associare a questi Bitcoin un indirizzo. Ce ne sono per tutte le piattaforme, anche mobile, si possono scaricare sul proprio telefonino, si possono gestire Bitcoin direttamente dal telefonino. Ogni portafoglio è caratterizzato quindi da un indirizzo, e l'indirizzo, ogni volta che viene creato un indirizzo Bitcoin all'interno di un portafoglio, questo indirizzo viene trasferito sulla rete Bitcoin e si è identificato comunque attraverso questo indirizzo. Quindi, conoscendo l'indirizzo di una persona che sta nella qualsiasi parte del mondo, io posso trasferire Bitcoin dall'altra parte del mondo. Poi ancora, internamente questi software gestiscono delle chiavi pubbliche e private. Ed è lì, diciamo, il nodo centrale. Ogni volta che si crea un indirizzo Bitcoin, fondamentalmente si stanno creando due chiavi, una pubblica e una privata, si sta sfruttando la crittografia, e la chiave privata è quella che rimane nel dispositivo, la chiave pubblica è quella che viene trasferita insieme all'indirizzo alla rete Bitcoin e che permetterà di identificare univocamente il proprietario. Quindi non c'è possibilità di rubare il portafoglio a qualcuno, a meno che non gli si rubi il dispositivo o il computer su cui ci sta la chiave privata. Si possono scegliere portafogli e wallet che funzionano online. I wallet online sono dei portali che funzionano come le banche online a cui siamo abituati noi in Italia. Coinbase attualmente è quello più popolare. Coinbase che cosa fa? Ci si registra, quindi ecco che stiamo perdendo l'anonimato, tra virgolette si possono mettere anche i dati fasulli, però diciamo di base Coinbase vuole che si attribuiscano dei dati personali al proprio indirizzo. Coinbase o il wallet online che si vuole genera un portafoglio e lo associa alla persona che si è registrata online. Garantisce sicurezza, stabilità e attualmente questi portali che nascono poi in tutto il mondo e funzionano, in realtà stanno sfruttando un vuoto legislativo, poiché è molto complicato dare una definizione al Bitcoin e quindi anche inquadrarlo all'interno di un contesto legislativo. Chi crea un portale che gestisce Bitcoin fondamentalmente sta operando con una banca, ma non è libero di non dare nessuna garanzia, mentre le banche quando operano anche online devono dare una lista enorme di garanzie, e questo può creare dei problemi di sicurezza. In particolare, fino a qualche mese fa il portale che gestiva portafogli online più importante era MTGox. Quando MTGox è fallito perché
un presunto attacco hacker ha svuotato la banca di tutti quanti i bitcoin che aveva a disposizione, MT Gox, il proprietario di MT Gox ha dovuto ammettere che c'è stato un ammanco di 850.000 bitcoin, che nella quotazione di allora erano pari a 460 milioni di dollari, che sono spariti dalle tasche di un sacco di persone che avevano i propri conti online su MT Gox. Quindi bisogna fare attenzione, tutto quello che è libertà digitale va trattato comunque in maniera esperta, e bisogna evitare di farsi prendere un po' dall'entusiasmo. Per acquistare Bitcoin possiamo utilizzare wallet online, perché generalmente portali come Coinbase mettono anche a disposizione Bitcoin e le persone possono acquistarli. Ma un altro modo molto valido che si sta diffondendo adesso, e anche in Italia si sta diffondendo, è quello dei bancomat. I bancomat sono fondamentalmente strumenti che danno la possibilità alle persone di caricare soldi, di mettere soldi all'interno di un dispositivo e di vedere sul proprio conto Bitcoin arrivare i Bitcoin. O viceversa, alcuni di questi dispositivi permettono addirittura di vendere i propri Bitcoin e di ottenere denaro in cambio, per esempio in valuta euro. Altri modi per acquistare Bitcoin sono le aste online. Generalmente persone che possiedono Bitcoin su alcuni siti che sono siti di aste che si occupano quasi esclusivamente soltanto di Bitcoin, mettono a disposizione i propri Bitcoin, danno una votazione che poi è più o meno prossima a quella votazione ufficiale di Bitcoin che è online, e li vendono, si fa una transazione economica con la banca e si ricevono in cambio questi Bitcoin. Wallet online l'abbiamo detto, e anche privatamente, cioè i bitcoin possono essere trasferiti da un dispositivo all'altro, cioè io ho un dispositivo, il mio dispositivo ha un wallet bitcoin, io possiedo dei bitcoin, vado da un mio amico e gli trasferisco i bitcoin sul suo conto. In realtà l'operazione avviene sempre tramite internet, però fondamentalmente l'identificazione di un conto può avvenire attraverso per esempio un barcode, per rendere la cosa un po' più semplice. Ok. Sotto vediamo un po' l'andamento del Bitcoin nel tempo, per come è riportato da Forex Info. È interessante vedere che c'è stato un crollo proprio in corrispondenza del crollo di MT Gox. Anche il Bitcoin ha perso di valore in quel periodo, poi lo ha recuperato. Ok, come si spendono i Bitcoin? I Bitcoin si possono spendere online, semplicemente andando su portali che accettano Bitcoin e che hanno dei gateway che permettono di versare il Bitcoin per poi ricevere servizi o prodotti, oppure di persona. E qui è interessante il progetto CoinMap, basato su OpenStreetMap, che raccoglie tutte le testimonianze di commercianti che hanno iniziato a mettere a disposizione i propri servizi, i propri prodotti in cambio di Bitcoin. Ne ho segnalato uno lì che è a Napoli, è il Bed and Breakfast del corso. Se andate sul sito del Bed and Breakfast del corso, potete anche prenotare un posto letto e pagarlo in Bitcoin direttamente online, e funziona. Accettare Bitcoin come forma di pagamento è un po' come accettare gli euro, si passa attraverso un gateway. Attualmente il gateway più gettonato è BitPay. Quello che vediamo lì è un esempio di come funziona BitPay. Al momento in cui bisogna effettuare il pagamento, un po' come quando si utilizza PayPal, si viene dirottati su una pagina dove compare un codice, compare un indirizzo Bitcoin, quello che sta immediatamente sotto PayPal, Bitcoin, e un QR code che serve fondamentalmente se si ha un dispositivo che identifica, che vuole identificare rapidamente quell'indirizzo senza dover passare attraverso una trascrizione o copia e incolla, lo fa attraverso la lettura. Dopodiché sul proprio dispositivo si dispone il pagamento in Bitcoin a favore di quell'indirizzo Bitcoin, e dopo un po' su questo portale compare la conferma dell'avvenuta transazione. Può metterci qualche minuto, ma fondamentalmente funziona anche quello. Funziona bene, tutta tecnologia che è già stabile. Come funzionano internamente i Bitcoin? Il sistema di
funzionamento di Bitcoin, è importante conoscerlo, anche se si entra un po' più nel tecnico, cerco di renderlo quanto più semplice possibile, però è importante sapere come funziona internamente Bitcoin, perché fondamentalmente è un'invenzione straordinaria, proprio perché si è creata una valuta, e si è creata una valuta senza che nessuno la controllasse. Questa valuta funziona ed è indipendente da tutto e da tutti. Quindi cerchiamo di capire come hanno fatto a creare questa cosa. I Bitcoin, l'abbiamo detto più volte, si muovono su una rete peer-to-peer. Una rete peer-to-peer è fondamentalmente, chi ha utilizzato, utilizza ancora Emule, sa come funziona una rete peer-to-peer. I computer, in maniera completamente asincrona, si collegano tra di loro e si trasferiscono pacchetti di informazioni. Quindi in una rete peer-to-peer, quando ho un'informazione su un computer che deve essere trasferita dall'altra parte del mondo, il mio software che funziona sulla rete peer-to-peer lo spacchetta, fa tanti pacchetti piccolini, li trasferisce sulla rete e questi piano piano trovano la strada per arrivare sul computer che sta dall'altra parte del mondo. Ci può mettere un po'. Gli attori che stanno nella rete peer-to-peer, che operano sulla rete peer-to-peer, sono le nuvolette che abbiamo visto prima, quelli che gestiscono i portafogli, e i miner, che sono qualcosa di diverso, sono dei software che registrano tutte le transazioni che avvengono all'interno della rete peer-to-peer e la conservano all'interno di un libro master. Quindi i wallet, quando dispongono una transazione economica in Bitcoin, trasferiscono queste informazioni sulla rete peer-to-peer. I miner, che sono sulla rete peer-to-peer, raccolgono questa informazione e la conservano. Esiste un libro mastro che è in inglese, diciamo, ledger, che contiene tutta la storia di tutte le transazioni e tutti quanti ne possiedono una copia. Quindi anche i wallet hanno una copia di tutte le transazioni che sono avvenute sulla rete Bitcoin dall'inizio della storia di Bitcoin. Almeno attualmente è così, poi nel futuro si sta cercando di ottimizzare un po' la cosa. Ok, le transazioni avvengono all'interno di un portafoglio elettronico. Il proprietario dispone il pagamento a favore di un altro portafoglio elettronico che sta sull'internet. La transazione viene comunicata. Tutti i miner raccolgono le transazioni che avvengono nell'arco di 10 minuti, è un'indicazione fissata dall'algoritmo di gestione di Bitcoin, e li mettono all'interno di un blocco, un file. A questo file appongono una firma digitale. Questa firma digitale in particolare non è una firma digitale, un hash code semplice da trovare, ma spesso i correttori di un computer può stare anche ore a cercare questa firma digitale, per trovare una firma digitale che diciamo così, risponda a determinate caratteristiche. Quindi, diciamo, attualmente i miner che operano su internet sono reti di calcolatori, cioè sono aziende che fanno soltanto questo, hanno potenze di calcolo enormi. Ogni 10 minuti quindi parte una gara a chi per primo realizza un blocco con una firma che risponde a determinate caratteristiche. Il primo che arriva a creare questo blocco lo trasmette a tutti quanti gli altri nodi della rete, in particolare a tutti quanti gli altri miner della rete, e gli altri miner della rete smettono di cercare la firma digitale al proprio blocco, scattano il proprio blocco e per quell'arco di tempo di 10 minuti introducono il blocco che gli è stato comunicato dal primo miner che l'ha trovato. I blocchi sono fatti in maniera particolare. Quando il miner raccoglie tutte quante le transazioni, in testa al blocco mette anche la firma digitale del blocco precedente che sta nel ledger, in modo tale da creare una catena che non si può spezzare. Cioè, se io spezzo questa catena devo rigenerare tutte quante le firme digitali da quel punto in fondo. Se più miner nel mondo generano un blocco con una firma digitale e lo trasmettono, tutti quanti gli altri miner devono prima di tutto verificare se la firma digitale è adatta, cioè se risponde alle regole imposte dall'algoritmo, altrimenti la scartano. Se arrivano due blocchi che hanno tutti e due la firma digitale e tutte e due hanno una firma digitale valida, esiste un principio per cui una delle due firme digitali viene scartata e quindi viene preso un blocco. Quindi alla fine della giostra, ogni 10 minuti, c'è sempre soltanto un blocco che entra nel ledger. Questo è un esempio di ledger. Il ledger viene rappresentato su internet generalmente con una catena di blocchi che parte da un elemento verde, che è quello che
che sta in testa alla catena, il primo blocco di tutte quante le transazioni, quelli in nero sono i ledger con tutti quanti i blocchi validi, e i blocchi viola sono quelli che sono stati scartati. Se un miner nel mondo in realtà sta cercando di forzare il ledger, perché ci vuole mettere dentro transazioni che fanno comodo a lui, può anche continuare la sua corsa creando un altro blocco e poi un altro blocco ancora, un altro blocco ancora. Alla fine tutti quanti questi verranno scartati da tutti quanti gli altri miner del mondo, perché si parte dall'assunto che la maggioranza dei miner del mondo lavora in maniera legale. Per poter forzare tutto quanto questo sistema bisognerebbe avere una grossa percentuale di miner del mondo che operano tutti quanti in maniera legale, tutti quanti perfettamente coordinati. Quindi di base il Bitcoin non viene mai forzato. Il Bitcoin funziona bene, il Bitcoin è stabile e le transazioni vanno sempre più fatte. Ok. Allora, ricapitolando, la comunicazione dei blocchi è asincrona. I nodi i vari miner della rete si potrebbero vedere arrivare più blocchi contemporaneamente, scarteranno sempre quello, cioè accoglieranno sempre il migliore di tutti quanti. E generalmente, poiché ogni 10 minuti mi creano un blocco, quindi poiché il mio wallet potrebbe acquisire dopo 10 minuti un blocco sbagliato e poi soltanto dopo un po' capire che c'è un altro blocco migliore e prendere quel blocco migliore, si dà per assunto che servono almeno 4 blocchi validi nel proprio ledger, nel proprio dispositivo, per poter dire che una transazione è avvenuta, cioè la mia transazione è definitiva se appartiene a questo blocco oppure a uno dei precedenti, perché ci sono almeno altri 3 blocchi avanti che mi garantiscono il fatto che il ledger è stabile e che non sto operando all'interno di un ledger sbagliato, cioè di un ramo piuttosto proprio quello con i quadrati in bianco. La generazione di queste firme digitali richiede molta potenza di calcolo. Si parla di proof of work, cioè algoritmi che servono apposta perché i computer ci mettano tempo a fare una certa operazione. E quindi diciamo che generalmente servono anche dei costi energetici molto alti, perché i computer, questo, quando li si sotto stress, consumano molta energia elettrica. Perché i miner dovrebbero, diciamo così, contribuire a questo sistema per renderlo stabile? Perché fondamentalmente ci sono due modi per i miner di guadagnare soldi. Il primo sono i costi di transazione. Le transazioni ad oggi sono fondamentalmente gratuite, però esiste un sistema un po' strano a dirsi, per cui chi fa una transazione con il Bitcoin può decidere di lasciare un importo o una percentuale della transazione come costo di transazione in maniera volontaria, cioè trasferisco 100 bitcoin e decido di cedere 0,2 bitcoin come costo di transazione. È folle, le transazioni oggi sono fondamentalmente gratuite, tutti quanti le fanno gratuite, ma nel futuro vedremo poi perché questo tipo di transazioni, questo tipo di costi di transazione saranno importanti, anche se comunque molto bassi. Inoltre l'algoritmo di gestione dei bitcoin utilizza i miner per immettere bitcoin nel mercato monetario. Quindi i bitcoin non vengono continuamente emessi, i bitcoin nel mondo dell'economia dei bitcoin, attraverso i miner. Il miner che individua il blocco che entra nel ledger e che ci rimane in maniera definitiva viene ricompensato attraverso un trasferimento che lui stesso registra su un proprio conto Bitcoin di un importo pari a attualmente 25 Bitcoin. Il Bitcoin attualmente vale più di 300 euro, un Bitcoin vale più di 300 euro, quindi 25 Bitcoin sono tanti tanti soldi. All'inizio erano 50 i Bitcoin che venivano elargiti ai miner che individuavano il blocco, però poi l'algoritmo prevede che col tempo questo importo vada a diminuire dimezzandosi. Attualmente, da qualche minuto a questa parte, l'importo che guadagna il miner è di 25 bitcoin e più avanti nel tempo questo importo andrà sempre più a sparire finché a un certo punto i miner guadagneranno soltanto dai costi di transazione e potranno scegliere se mettere o no una transazione all'interno di un blocco. Potranno anche decidere che chi non paga nulla per la loro transazione
venga rimandato e quindi le transazioni che non pagano, che non versano un costo di transazione verranno in qualche modo svantaggiate. Ok. Per quanto riguarda il mercato dei bitcoin, diciamo quindi che le ricompense di mining sono l'unico modo per immettere bitcoin nel mondo economico, e abbiamo detto quando la ricompensa di mining sarà pari a zero, i mining continueranno a contendersi il valore dei costi facoltativi delle transazioni, quindi esisterà comunque una fetta di mercato per la quale varrà la pena, diciamo, darsi da fare. La ricompensa per i miner quando sarà zero non verranno più emessi bitcoin sul mercato, e in quella circostanza ci saranno 21 milioni, in quello caso ci saranno 21 milioni di bitcoin sul mercato. Allora, il bitcoin è una criptovaluta, ma fondamentalmente non è l'unica criptovaluta, ce ne possono essere virtualmente infinite, chiunque si può fare la propria criptovaluta. Fino a qualche tempo fa c'era un sito coingen.io, che attualmente è oscurato, era carino perché si poteva creare la propria cryptocurrency facendo un clone di Bitcoin. Si diceva: io voglio creare il Gianfra Coin, e quello mi creava tutto e mi dava un software per gestire wallet, un software per gestire mine, tutto quanto perfettamente allineato alla mia criptovaluta. Perché bisogna creare una criptovaluta? Quali vantaggi ci sono? Fondamentalmente la criptovaluta, se si afferma, si vota, e quindi comincia ad avere valore. E su Coindesk/price possiamo conoscere le votazioni delle criptovalute, di tutte le criptovalute che ci sono in giro nel mondo, o comunque delle più importanti. Su CoinMarketCap.com si ha la capitalizzazione di tutte le valute virtuali conosciute a questo portale, sono più di 500. E un po' di criptovalute, diciamo il logo è la parte più interessante della criptovaluta, uno si inventa qualcosa di diverso. E lì ci sono le quotazioni alla settimana scorsa, il bitcoin vale 5 miliardi di dollari come capitalizzazione. La capitalizzazione che cos'è? È il numero di bitcoin moltiplicato per il loro valore di mercato. Quindi il valore di Ripple è di 141 milioni, di Litecoin con 130 milioni, c'è gente che oggi nel mondo vende in cambio di Litecoin, cambio di ricco, la sua economia porta avanti. Magari sono economie laterali, insomma, sono alternative ad un commercio elettronico che comunque funziona già con i pagamenti fatti con PayPal, ma comunque esiste un movimento di denaro attorno a queste valute. Ed è interessante, molto interessante, perché ci sono delle prospettive anche per le aziende che vogliono utilizzare queste criptovalute. Qui abbiamo il valore di Bitcoin. I Bitcoin, c'è stato un momento in cui hanno raggiunto una quotazione altissima, si parla di $1000. Oggi più o meno siamo tra i 400 e i $500 e diciamo acquisito una certa stabilità. Quello che vi diranno sempre è che le criptovalute sono instabili, perché non essendoci alle spalle un ente che le gestisce e che in qualche modo magari stabilisce se immetterne più o di meno sul mercato a seconda per poter manovrare il loro valore e renderle più stabili, cioè queste persone non è che hanno torto, perché nessuno può decidere di aumentare i bitcoin che devono essere messi sul mercato. Ma il valore delle criptovalute è fondamentalmente politico, e qui si entra nell'ambito delle libertà digitali. Il fenomeno delle criptovalute è difficile da inquadrare. Le scienze economiche hanno sempre trattato con valute che sono valute nazionali, valute gestite da enti preposti, in grado di fare un po' di manipolazioni anche per tenere in vita la propria valuta. Molte persone colgono il fatto che l'aspetto democratico di queste criptovalute, il valore intrinseco è definito dalla politica che le ha create. Il tesoro americano, il tesoro americano della Banca Centrale Europea è la valuta elettronica senza corso legale. Questa è una cosa che sta scritta anche su Wikipedia. Non ha corso legale il Bitcoin, cioè non c'è nessun paese al mondo che riconosce il Bitcoin come valuta, anche perché non saprebbe a cosa riferirla. Non esiste un ente che si faccia la garante, che si prenda la responsabilità. E quindi come facciamo a quadrare?
Per la banca cinese è un investment target, fondamentalmente in Cina non guarda un nuovo prodotto, in Russia l'hanno addirittura messo al bando, per il governo finlandese è un prodotto, e qui è interessante perché quando io compro Bitcoin in Finlandia devo pagarci le tasse, e in questo modo diciamo pure si sta cercando un po' di spezzare le gambe. Allora, se Bitcoin viene visto come una valuta, qui c'è una frase interessante di Brad Scott, c'è un link su di legge da un giornalista economico, e c'è scritto: da sinistra, dove il settore statale e bancario è percepito come garante degli interessi di un elite, Bitcoin è visto come un potenziale elemento di governanza collettiva, e non gli si può dare un torto, in certo senso, è governanza collettiva diretta e democratica della valuta. Questo è vero in parte, perché poi alla fine la valuta si gestisce da sola, non è gestita da qualcuno, non è che la gente può decidere in che direzione portare l'evoluzione del Bitcoin. Il Bitcoin ha un algoritmo alla base che lo gestisce, e questo algoritmo si può essere modificato, ma nel suo core non viene preso in considerazione di cambiarlo, di trasformarlo. Secondo l'economista Noria Rubini, se trattiamo il Bitcoin come un prodotto, il Bitcoin è uno schema Ponzi. Non mi fermo a parlare degli schemi Ponzi. Gli schemi Ponzi sono fondamentalmente delle truffe che vengono perpetrate ai danni delle persone. Il Bitcoin in questo caso sarebbe un qualcosa destinato a crescere per poi esplodere e lasciare tutti quanti in mutande. Le criptovalute però già hanno anche un altro valore politico molto particolare. Le criptovalute possono essere proprio pensate come strumento per fare leva politica in un contesto che è nel mio mondo. Ci sono due esempi interessanti. Il primo è l'Islanda. L'Islanda ha un problema politico molto grande, corruzione, ma fondamentalmente un crollo della valuta nazionale che sembra non si fermi più. Un gruppo di informatici in Islanda ha inventato l'Aurora Coin, che si contrappone alla valuta nazionale. Se andate sul sito di Aurora Coin trovate non tanto una spiegazione tecnica su come funziona l'Aurora Coin, ma trovate fondamentalmente un comunicato politico che parla di questa Aurora Coin come una valuta che possa garantire alla popolazione un riprendersi un po' le redini del mercato e delle valute. Il Mansa Coin, per esempio, è stato inventato da un informatico che fa parte della tribù Cherokee, se non sbaglio, quella tribù Cherokee dei nativi americani, e l'idea è quella di avere finalmente una valuta che sia la valuta della nazione dei nativi americani, quindi in contrapposizione agli Stati Uniti d'America. L'FBI è già sulle tracce. Allora, quali sono le differenze tecniche tra le criptovalute? Perché una criptovaluta deve essere diversa da un'altra? Fondamentalmente i parametri sono il limite definitivo, il limite finale della quantità di quella valuta che deve essere messa in moneta, per caso Bitcoin abbiamo messo 1 milione. Il tempo di generazione del blocco, 10 minuti, possono essere di meno, possono essere di più. Gli algoritmi utilizzati per criptare i dati, per apporre la firma elettronica. Facciamo un esempio preso da CoinDesk, un altro sito che parla molto delle criptovalute. È uno schema preso carica da questo sito dove ci sono le differenze per esempio tra Bitcoin e Litecoin. I Bitcoin si fermeranno a 21 milioni, Litecoin a 84 milioni. L'algoritmo di criptazione SH256 nel caso del Litecoin è lo script. Poi il tempo di creazione del blocco, 10 minuti nel Bitcoin, 2 minuti e mezzo nel Litecoin. Chi ha inventato il Litecoin dice che il nostro tempo di creazione del blocco è più breve, e quindi noi diamo conferma della tenuta transazione in tempi più brevi. Poi il guadagno che si ottiene, che ottengono i miner ogni volta che creano un blocco, viene diviso a metà ogni 210.000 blocchi nel caso del Bitcoin, ogni 840.000 blocchi nel caso del Litecoin, eccetera eccetera. Ho preso altre due valute che hanno corso attualmente non legale, ma che vengono utilizzate su molti portali. WorldCoin ha un block time di 30 secondi, quindi brevissimo, garantisce tempi rapidissimi per la prima conferma. Anche se la prima conferma abbiamo visto che generalmente non è sufficiente, quando io faccio una transazione con molti Bitcoin, con molti Ethereum, con molti Litecoin, una
conferma non mi basta perché non si può mai sapere, aspettiamo quattro conferme per avere la per essere sicuri che i soldi sono passati. A volte una conferma basta, a volte anche di più. Garantisce di aumentare il valore rapidamente, dato che il limite massimo di monete prodotte sarà 265 milioni. Dopo il Bitcoin, tutti quanti quelli che creano criptovalute sono convinti che in realtà il numero di criptovalute che deve essere messo sul mercato debba essere molto più alto. Nel caso per esempio di Infinity Coin, alla fine della giostra ci saranno 90,6 miliardi di Infinity Coin sul mercato e saranno prodotti anche in tempi abbastanza rapidi. Quindi per esempio è ovvio pensare che il cambio tra il Bitcoin e l'Infinity Coin debba prevedere che a un Bitcoin corrispondano molti, molti Infinity. Ok, conclusione, mi sono mosso bene. Conclusione, c'è un articolo interessante su Wired che potete recuperare online e ho riportato il link. Questo articolo dà un po' il polso della situazione e ci dice che per quanto concerna la tecnologia che dietro le criptovalute e la politica che è alla base della scelta dell'algoritmo, della creazione dell'algoritmo che vanno a gestire, le criptovalute ci danno la possibilità di entrare in un mercato nuovo dove noi siamo più consapevoli perché possiamo avere un portafoglio fatto di tante criptovalute differenti nell'ambito del quale noi possiamo scegliere quale valuta utilizzare a seconda del contesto in cui ci troviamo. Oppure in base a quelle che sono le nostre prerogative personali, le nostre esigenze, oppure il nostro credo, la nostra etica, le nostre prospettive. Io, per esempio, posso inventare una criptovaluta che faccia riferimento a concetti morali e trovare le persone che hanno piacere a utilizzarlo. Criptovalute che su ogni transazione destinano una piccola parte, una piccola quota a un'opera sociale importante. Io posso scegliere quella criptovaluta per sostenere quel tipo di ricerca, quel tipo di questione, per sostenere qualcuno nella sua missione. Sull'articolo si legge, immaginate valute che trasferiscono una piccola percentuale di transazione su una buona causa, in generale, oppure valute a prova di bambino utilizzabili per acquistare solo certe cose e non altre. Questo è interessante, posso inventare un algoritmo alla base di una criptovaluta che faccia in modo che quella criptovaluta non possa essere spesa in determinati contesti, ma soltanto in altri. Oppure valute non anonime, che mi permettano di elargire denaro e di tracciarlo questo denaro, perché magari l'algoritmo possa associare a questo montare di soldi delle informazioni personali relative alla persona che li ha acquisite e che li sta spendendo. Ma in particolare noi, se il Bitcoin continua ad emergere e la sensazione è che comunque in qualche modo si stia affermando, perché di fatto oramai esiste e le quotazioni del Bitcoin lo danno sempre più forte, sempre più stabile nel mercato, noi stiamo entrando in un'economia fatta di un concetto di libertà digitale che si applica all'economia, alle scienze economiche. Noi stiamo per trattare un'economia fatta di valute che sono indipendenti dai mercati, dai governi nazionali e che non possono essere gestite da nessuno perché funzionano da soli. E questo è interessante, importante e critico. E bisogna arrivare preparati a questo tipo di situazione e comunque diciamo che bisogna avere anche un po' più di consapevolezza informatica per comprendere il senso di quello che sta avvenendo. Io ho finito, ecco i miei riferimenti e se avete delle domande posso rispondere adesso o anche dopo al test della Inserm che abbiamo allestito più sopra e al quale vi accoglieremo tutti quanti, anche tutti insieme.